come testo base dalla settima commissione, di cui già tanto si è detto anche con accorata passione, ringrazio la collega che mi ha preceduto per questo, reca anche in relazione alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza disposizioni per la riorganizzazione del sistema dell'istruzione tecnica superiore, di cui sono parte integrante gli istituti tecnici superiori ora ridenominati, come abbiamo sentito più volte in quest'Aula, Accademia per l'Istruzione Tecnica Superiore, ITS Academy, oltre ad avere con sé disposizioni che riguardano specificamente i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Le proposte che sono ricomprese nel testo unificato sono condivise da maggioranza e opposizione e per questo ringrazio i relatori e i commissari insieme al sottosegretario che hanno portato avanti questo lavoro prezioso. E nel riorganizzare il sistema di istruzione degli istituti tecnici superiori mirano a rendere questo fondamentale segmento dell'istruzione del Paese molto più aderente ai tempi e al mercato del lavoro e altrettanto molto più vicino alle esigenze didattiche dei giovani, che una volta raggiunto il titolo dovranno confrontarsi con le richieste di quel mercato sempre più selettivo e sempre più specializzato. La proposta di legge che andiamo ad esaminare inerisce direttamente alle raccomandazioni europee e al loro recepimento nel PNRR inviato alla Commissione europea, che prevede innanzitutto la riforma del sistema ITS. Nello specifico il testo in discussione prevede il rafforzamento del sistema degli ITS attraverso il potenziamento del modello organizzativo e didattico, anche integrando l'offerta formativa, introducendo premialità e ampliando i percorsi per lo sviluppo di competenze tecnologiche abilitanti. È importante la previsione di un'integrazione dei percorsi ITS con il sistema universitario delle lauree professionalizzanti e anche la semplificazione della governance degli ITS, tutto ciò al fine di aumentare il numero di istituti, ma soprattutto di iscritti. La proposta di legge nel testo unificato poi prevede l'approvazione di misure per sviluppare e rafforzare le competenze STEM e quelle digitali e di innovazione, con l'obiettivo di incentivare l'iscrizione ai curricula STEM terziari e in particolare per le donne. Inoltre, nell'ambito della riforma delle classi di laurea, il documento evidenzia l'intenzione di ampliare le classi di laurea professionalizzanti, facilitando l'accesso all'istruzione universitaria per gli studenti provenienti dagli ITS. Per quanto riguarda poi l'investimento nello sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria previsto dal PNRR, bisogna ricordare che ci sono molte risorse per complessivi 1,5 miliardi di euro a fondo perduto dal 2022 al 2026. Infatti il documento evidenzia che si dovrà incrementare il numero di ETS potenziando nei laboratori con tecnologie 4.0, formando e aggiornando la preparazione dei docenti affinché siano in grado di adattare i programmi formativi ai bisogni delle aziende. Il programma del piano prevede poi lo sviluppo di una piattaforma digitale nazionale per le offerte di lavoro rivolte agli studenti in possesso di qualifiche professionali, con l'obiettivo di conseguire un aumento degli iscritti a percorsi ITS almeno del 100%. La sempre maggiore professionalizzazione e settorializzazione del sistema del lavoro nell'offrire nuove e più ampie prospettive all'istruzione tecnica esige però una complessiva, ampia e compiuta riforma del settore, che è iniziata con l'articolo 69 della legge 144 del 99 e proseguita con l'articolo 1,631 della legge 296 del 2006, ha trovato attuazione nel DPCM del 25 gennaio del 2008. Ora, anche in vista delle risorse stanziate dal PNRR, partendo dalle attuali previsioni normative, è assolutamente indispensabile completare e integrare questa riforma e farlo con una norma primaria, auspicabilmente di iniziativa parlamentare, ampiamente condivisa, come quella che stiamo oggi discutendo. Entrando brevemente, perché l'ho già detto, molto è stato già sapientemente descritto, nel merito dell'articolato, le nuove accademie di istruzione tecnica superiore saranno deputate alla formazione professionalizzante di tecnici altamente specializzati e a sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche attraverso l'orientamento dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, aggiornando costantemente la formazione in servizio di docenti per le discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali che operano nella scuola e nel sistema della formazione professionale.
I nuovi ITS dovranno anche inserirsi nelle politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche mediante organici raccordi con gli enti che si occupano della formazione continua dei lavoratori e collaborando con le imprese, soprattutto quelle piccole e medie, in merito al trasferimento tecnologico. Il testo, nel prevedere che ciascun ITS Academy si debba caratterizzare per il riferimento ad una specifica area tecnologica e che le aree tecnologiche dovranno essere individuate con decreto del Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la conferenza unificata, consente agli ITS Academy di fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto interministeriale, a condizione però che nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione, garantendo così la maggiore ampiezza dell'offerta formativa sul territorio. La proposta in esame poi nel consentire fino all'emanazione del decreto che gli ITS Academy possano riferirsi a una delle aree tecnologiche previste dal DPCM attualmente in vigore, detta specifiche indicazioni al Governo nell'individuare le aree tecnologiche, stabilendo che il decreto debba tener conto delle attuali principali sfide e delle linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità, la logistica, la transizione digitale, le nuove tecnologie per il Made in Italy, compreso l'alto artigianato artistico, le nuove tecnologie della vita, i servizi alle imprese e al no profit, oltre alle tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo, e a quelle dell'informazione, della comunicazione e dei dati. Il decreto interministeriale individuerà anche le figure professionali nazionali di riferimento in relazione ad ogni area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale, gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ogni figura e i diplomi di tecnico superiore che si conseguono a conclusione dei singoli percorsi. Anche questo è stato già detto, ma analizzando il regime giuridico degli ITS Academy previsto dalle nuove norme, essi si costituiranno secondo il modello della fondazione di partecipazione. La forma della fondazione privata in tandem con la nuova governance degli ITS Academy, snella e funzionale, renderà gli istituti autonomi ed efficienti, anche se pur sempre sotto la lente di ingrandimento e la vigilanza del prefetto competente per territorio e del Ministero. E infatti nello schema standard di statuto, le cui linee guida saranno adottate entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell'Istruzione sentito il parere della conferenza unificata, si prevede tra le cause di scioglimento della fondazione anche la perdita dell'accreditamento nazionale. Riguardo ai percorsi formativi, essi, pur nell'ambito delle aree tecnologiche e delle figure di riferimento definite dal decreto interministeriale, si articoleranno in due livelli, il primo con una durata di 4 semestri e almeno 1.800-2.000 ore di formazione, il secondo con una durata di 6 semestri e almeno 3.000 ore di formazione. Ci si prefigge quindi l'obiettivo di fornire un'offerta formativa personalizzata per i giovani ed adulti in età lavorativa con il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale, facilitando anche la partecipazione di lavoratori occupati nell'ambito di ore di attività teorica, pratica e di laboratorio, di stage aziendali e tirocini formativi, svolti anche all'estero e adeguatamente sostenuti da borse di studio. A conclusione dei percorsi si consegue, previa una verifica e una valutazione finale, rispettivamente il diploma di tecnico superiore di primo e secondo livello, che costituirà il titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi, anche a quello per insegnante tecnico pratico. Anche l'organizzazione dei docenti e dei ricercatori sarà snella e differenziata nei metodi di reclutamento e di collaborazione. La conduzione scientifica di ogni percorso sarà affidata ad un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto. Nei singoli percorsi presteranno la loro opera docenti, ricercatori ed esperti, reclutati dalla Fondazione e selezionati da un lato tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati e con specifica esperienza professionale in settori produttivi correlati all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy e dall'altro tra soggetti in servizio presso le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, le strutture formative accreditate dalla Regione,
dalle regioni per l'alta formazione, le università o gli enti di ricerca pubblici o i competence centers, centri di trasferimento tecnologico e digital innovation hub, anch'essi operanti nell'ambito dell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Per l'inquadramento di queste figure le fondazioni potranno ricorrere tanto a contratti d'opera quanto per i docenti in servizio presso strutture pubbliche all'Istituto del Comando. Anche la novità relativa alla procedura di accreditamento non più automatico e di durata quinquennale sono degne di nota e di attenzione ed è previsto un sistema di monitoraggio e valutazione che potrebbe portare alla sua revoca. Anche gli articoli che recano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore mirano a riordinare, almeno negli obiettivi generali e quindi nel rispetto delle competenze regionali, i percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore, indicando degli standard minimi e conformati in modo da concorrere al superamento del disallineamento delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali dei giovani e degli adulti rispetto alle richieste del mondo del lavoro e delle professioni, soprattutto in merito alla carenza di figure professionali dotate di competenze digitali rispetto ai fabbisogni indotti dall'innovazione tecnologica del Paese. Si prevede infatti un modello unico di certificato di specializzazione tecnica superiore che favorisca la spendibilità del titolo in ambito nazionale e dell'Unione Europea, puntualizzando che la certificazione deve essere formata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscano l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione e facilitino il riconoscimento e l'equipollenza dei percorsi e dei titoli. Infine, all'articolo 12 si prevedono le modalità di finanziamento del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore. In primo luogo, lo abbiamo detto, il testo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione un nuovo fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, con ingenti dotazioni pari a 68 milioni per il 2021 e 48 milioni annui dal 2022. Il fondo finanzierà anche le misure per il riequilibrio territoriale dell'offerta formativa degli ITS Academy, soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree più svantaggiate, quelle in ritardo di sviluppo, soprattutto attraverso la costituzione di campus multiregionali e multisettoriali, anche residenziali, e la previsione di borse di studio per gli studenti più capaci e meritevoli. Un decreto del Ministro dell'Istruzione, previa l'intesa sempre in conferenza unificata da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, definirà criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del nuovo fondo che saranno assegnate a regime sulla base della quota capitaria e che il 70% sarà destinato agli ITS a titolo di cofinanziamento degli interventi, mentre il restante 30% a titolo premiale per essere designato agli ITS attivi in ciascuna regione che nell'anno precedente a quello per cui è stato erogato il finanziamento hanno riportato una valutazione positiva nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione. Si conferma anche l'obbligo di cofinanziamento regionale degli ITS Academy per almeno il 30% dell'ammontare delle risorse statali e si dispone che gli stessi possano avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti sia pubblici che privati. Sarà il prefetto poi della provincia in cui ha sede legale l'ITS Academy ad esercitare il controllo su un'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute. In conclusione, Presidente, Sottosegretario, è un testo articolato, l'abbiamo detto, completo e funzionale, su cui anche grazie all'attività e al lavoro del collega Toccafondi, del gruppo a cui appartengo di Italia Viva, relatore del provvedimento, si è costruito un consenso largo e condiviso tra i gruppi, tanto di maggioranza e tanto di opposizione, proprio a testimonianza di quanto sia importante l'oggetto del provvedimento di cui stiamo discutendo. E come gruppo siamo certamente sempre aperti, pronti ad ogni tipo di confronto che possa apportare ulteriori modifiche migliorative, lo ha già detto anche lei, Sottosegretario, ho già anticipato che in sede di conferenza unificata Stato-Regioni sono state trovate delle intese che permetteranno quindi di andare avanti con il lavoro nella maniera più spedita e sono certa che il provvedimento verrà licenziato al più presto, confidando che anche al Senato, permanendo lo stesso spirito costruttivo che abbiamo riscontrato nelle commissioni in quest'Aula, il suo percorso sia agevole e rapido, così da dotare in tempi brevissimi il settore dell'istruzione e della formazione tecnico superiore di una buona legge che ne rilanci l'importanza del ruolo, strategico sicuramente per lo sviluppo nazionale del prossimo decennio, e una riforma attesa da tempo, di grande attualità e, come abbiamo già detto, in linea con gli obiettivi del PNRR. Grazie. Grazie, onorevole Occhionero. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Invidia.
Grazie Presidente. Devo dire, gli interventi precedenti